E allora tutti belli e bentornati nel Paci, siamo qui tornati con un nuovissimo video. Oggi per la primissima volta andiamo a San Siro a vedere Milan-Roma, di nuovo in trasferta con il Roma Club Città di Pistoia, per andare a vedere una sfida cruciale per la Roma, che ha solo un punto negli ultimi due scontri diretti in Serie A. L'ultima sconfitta è per 1-0 contro la Juve e l'ultimo pareggio appunto 1-1 contro l'Atalanta. Quindi questo è un ennesimo scontro diretto che la Roma deve per forza di cose vincere se vuole sperare ancora di potersi qualificare in Champions League. Notizia dell'ultima ora: è stato esonerato José Mourinho dalla panchina della Roma e al suo posto subentrerà appunto Daniele De Rossi. Questa quindi è stata effettivamente l'ultima panchina di José Mourinho con la S Roma. E sarà un po' triste ricordarlo così. Ma detto questo, vi lascio al video. Ma che ne dico? Trattoria Paganuzzi. Trattoria Paganuzzi, vino eccezionale. 14 gradi, veramente ottimo. Corposo, 14 gradi. Bottiglie da 50 cocuzze l'una. Io lo comprerei subito. Tanta e tanta gente che hai fatto innamorare. Chiudi 1-0 Milan.
Dai Spino, vatti! Mandali! Vai, 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 vai! Si è perso! E il coglione si è perso! Ma come cazzo fai? Ma chi è che fa sti cross di merda? Chi cazzo è che fa sti cross di merda? Da mani nei capelli. Dai ragazzi, è il momento di sfatare il mito di chi mangia bene perde. Dai ragazzi, per favore. Faglielo! Ma che cazzo è che mette sti cross di merda? Oh, qualcuno gli faccio l'allenamento per crossare, perché è impossibile, cazzo. No, eh. A noi non ci piace il rigore. Vogliamo gentilmente difendere? Vabbè, oh, fatta un altro sonno, cioè nel senso. Non me di. Ma vedi tu cazzo ha tirato questo? Ma vedi tu cazzo ha tirato questo? No, Mancio, te prego. Mancio, te prego, dimmi che stai bene. Mancio, te prego. No, no, è l'unico che gioca in difesa, per favore. Cartellino giallo a Mancini. E la stanno già condizionando. Incredibile. Incredibile. Oh, non si è mai visto contro Milano Inter. Non si è mai vista sta cosa. Cazzo, è nuova. Oh, è bella. È bella! Ma ammazza! Oh, guarda che strano! Un fallaccio orribile su ripartenza! Loro manco il giallo, vero? Grandi, complimenti, siete gli applausi! Oh, parete, se prego, smettila di tirare! Un fallo laterale! Aspetta, 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 aspetta! Ma vedete questo! Ma vedete questo! Oh, almeno si è ripresa! Fine primo tempo, brutta Roma, veramente brutta, senza Dybala non si gioca. Comincia il secondo tempo. È entrato Pellegrini, per lo metto a schermo. Ah, bello lui, eh. Oh! Bravo. Ma come? Ma come niente? Esce il Sharawi, entra... chi era l'11? Belotti. Dai, 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 fai qualcosa, fai qualcosa. Fai schifo, fai schifo. Vai dritto, mi fai il piacere di andare dritto? No, torna indietro, bravo. Aspetta che te fa la sovrapposizione svilare, mi raccomando. Punizione o rigore? È rigore! 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 Forse è rigore! Non lo so, non lo so, sembrerebbe di sì! Sembrerebbe di sì! Sembrerebbe di sì! Ansia! Sì! 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 Sì!
andiamo! E andiamo! Ole, ole, ole! Ole! Parete! Almeno spero! Dai! Dai, ci sei! Siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì, siamo lì! Basta un momento! Ma chi cazzo ha tirato? Oh! Oh! Giallo! 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 Punizione dal limite! Punizione dal limite! Punizione dal limite! Giallo! Bene, bene, poi vi metto a schermo chi è. Giallo, rossa! Con la lupa sopra il petto! Io di Martino la smetto! Sei la squadra del mio cuore! Non mollare, anche se poi giochi male, noi saremmo qui a cantare, sei la squadra del mio cuore. Vabbè, calcio d'angolo, è calcio d'angolo. Siamo ancora vivi, dai! La Roma non muore mai. Ale Roma, le Roma, le Roma, le giallo rossa, con la lupa sopra il petto. Io di amarti! Mannaggia tutto! Ultimi 15 minuti di partita, si entra nella zona Roma. Milan, Milan, vaffanculo! Milan, Milan, vaffanculo! Bravo Svilà! Parti! Vai, 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 corri! Corri, 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 corri! Il campo libero, è campo libero! È campo libero, corri, corri, corri! Mannaggia! Oddio, oddio, è Bono, se l'è cagato, se l'è cagato. Nuovo cambio per la Roma, esce, è nuovo Domenica, sai. Vabbè, ve lo metto a schermo. Cartellino giallo. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Finisce Milan-Roma 3-1. Peccato, peccato. Un primo tempo dove sì, il Milan ha dominato e ha meritato, ma il secondo tempo no. Il secondo tempo era a favore nostro, non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Sarebbe stata una partita da pareggio, ma è andata così. In Italia, in Europa, ovunque sarai, Roma non ti lasceremo mai. La 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 la. Ragazzi, il video termina qui. È stata una partita un po' così, un po' difficile, una brutta sconfitta che alla fine ha visto saltare la testa proprio di José Mourinho, il nostro allenatore. Vedremo nelle prossime sfide come si comporterà la Roma e se il problema era davvero Mourinho. Spero di potervi aggiornare in qualche modo. Non so se andrò allo stadio, però controllate i post della community, del mio canale e il mio Instagram che vi lascio in descrizione, perché lì pubblico contenuti e storie quasi ogni giorno. E se vi piace la Roma, vi piaceranno anche i miei contenuti su Instagram. Quindi, detto questo, il video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi, like, campanellina, dal Pacix è tutto, bella.